Vita privata, sì, c'è, ovviamente ristretta, nel senso che mi alleno davvero 2 volte al giorno, minimo, tutti i giorni, sono spessissimo in giro per il mondo a giocare, quindi ho davvero tantissimi impegni, però appena posso cerco di ritagliarmi, insomma, del tempo per me, per la mia famiglia, per i miei affetti. Penso che tutto è possibile se lo si vuole. Non so se tra questi ragazzi c'è qualcuno che pratica beach volley anche io personale, se è uno sport che interessa, o se praticate lo sport fratello che è la pallavolo. C'è qualcuno di voi che fa questi sport? Ci sono, le pallavoliste ci sono. C'è una bella differenza tra la pallavolo e il beach volley. Non so se è stata una delle domande che è emersa da questa platea, quanto diversi sono questi due sport. Se tu hai praticato anche la pallavolo prima di cominciare poi l'attività anche se vuoi su sabbia. Sì, io ho iniziato con la pallavolo perché in Italia tuttora è difficile iniziare a fare bene i passi sulla sabbia, quindi generalmente si parte dalla pallavolo. Io ho iniziato a giocare a 9 anni e ho giocato, insomma, mi sono trasferita a Ravenna a 14 anni e senza la mia famiglia, ho giocato per 5 anni tra B1 e B2, poi però nel 2006, insomma, ho avuto il mio primo approccio con la sabbia e da lì me ne sono innamorata e ho iniziato ad andare via con giovanile ogni estate a disputare il campionato mondiale tra i giovanili e poi nel 2009 ho deciso di fare una scelta, di lasciare la pallavolo e di dedicarmi solo al beach. E beach volley e pallavolo sembrano due sport simili, ma per come la vedo io non c'entrano niente, nel senso che a partire dalla superficie, insomma, è, diciamo, letteralmente diversa. E a partire anche dal fatto che si gioca in due e non in sei, ci sono dei meccanismi totalmente differenti. L'allenatore poi non è in panchina, ma svolge, diciamo, la parte al di fuori del campo e penso sia una delle sue fondamentali differenze, anche il fatto che non si hanno cambi, questo vuol dire che se vai in difficoltà o se la mia compagna va in difficoltà dobbiamo, diciamo, superare questo ostacolo insieme e tra virgolette da sole perché non è la possibilità di essere sostituita. E principalmente sono queste le differenze. E poi, beh, si gioca all'aperto, quindi si può giocare con la pioggia, con il freddo, con 50 gradi, ci sono i Io faccio l'ultima domanda e poi voglio conoscere i ragazzi se avete qualche curiosità o qualcosa da chiedere alla nostra campionessa. Tu hai partecipato alle Olimpiadi, e le Olimpiadi sono per ogni sportivo un sogno, un'aspettativa, una speranza. Come sono state queste Olimpiadi di Londra e quali sono gli aspetti che maggiormente ti hanno impressionato o colpita di questa esperienza? Ma ti dico, un giornalista poco tempo fa mi ha chiesto se le Olimpiadi hanno segnato la mia carriera. Io ho risposto che le Olimpiadi di Londra hanno segnato la mia vita, nel senso che è un sogno che ogni sportivo, ogni atleta ha. Insomma, io sono riuscita a qualificarmi, a giocarmene. Ovviamente io non lo vedo come un traguardo, ma come uno dei punti di partenza, insomma, della mia carriera, perché spero almeno altri due sono. Sì, sono un evento davvero, cioè, indescrivibile, perché fino a quando non ci sei dentro non riesci a renderti conto veramente di quello che significa. E ovviamente il percorso è stato duro e sarà duro anche questo che verrà per la qualificazione delle Olimpiadi di Rio. E ovviamente quelle che ho affrontato a Londra, diciamo, me le ricordo con tanta inesperienza, nel senso che ovviamente c'è un impatto molto forte, no, a livello